colazioni sempre variegate. Abbiamo caffè, banana, yogurt e succhetto. È qualche giorno che mi sto bevendo il caffè, che uno è strano, e due è qualche giorno che sto bevendo il caffè senza zucchero, che è ancora più strano. Cioè, direi impossibile, incredibile. Comunque adesso fuori non capisco perché c'è il sole, ma in fondo vedo le nuvole, quindi sono indeciso se mettermi le scarpe nuove, così le testiamo, oppure no. Che meteo danno oggi? Allora, meteo Verona, precipitazione, piove il pomeriggio per pranzo e poi si acquieta. Insomma, potrebbe anche essere fattibile. Sono partito con le scarpe bianche, sono fiducioso, adesso c'è questo soletto, è molto molto promettente. Cioè dovrebbe piovere oggi, ma dovrebbe piovere quando sono al lavoro e dopo la pausa pranzo, quindi in teoria rimango intonso. Detto questo, allora stasera devo andare prima, dopo il lavoro vado diretto dal gassista, no, come cazzo si chiama? Tecnico per cambiare il gas, per farmi la revisione al metano, e che insomma vede la macchina, valuta, fa le sue considerazioni per ordinare i pezzi e quant'altro, perché mi scarica un paio di settimane. Il problema è che se guido senza aver fatto la revisione è che poi non posso più fare il pieno, perché vado a fare metano, mi dico, vedono il tesserino che è scaduto e dico eh no, tu non puoi, e quindi mi tocca andare a benzina. Cioè un'auto metano che va a benzina consuma tantissimo, consuma l'impossibile. Vabbè, comunque questo, e poi a cena viene la mia amica, la mia bestie Nicole, e lei vorrebbe un poké, io un burrito, ci troveremo nel mezzo. Oddio, ma fanno i monopattini ora con le frecce? Lo vedete quello lì? C'è la freccia laterale. Comunque tutto il traffico che non ho beccato ieri me lo devo subire oggi. Perché se c'è già traffico ora, chissà dopo. Ragazzi, per qualche ragione io stanotte mi sono svegliato tipo alle 6, un po' scosso. Poi mi sono riaddormentato, poi alle 7:15 e poi alle 7:20 mi sono alzato. Quindi che coglioni, quando si ha la possibilità di dormire relativamente, perché cioè svegliarsi comunque 7:30 non è che sia sto granché. Però ti svegli alle 6 e non ha senso. E tu sei lì, ma cazzo, voglio dormire, devo riposare. No, no. Già di prima mattina, su, andiamo, che sono anche in ritardo. 8:22, non arriverò mai alle e mezza. Ci vorranno 10 minuti? Almeno 10 minuti? Ecco, io che volevo buttarmi a sinistra, ma ovviamente è meglio di no in questo momento. Dai, dai, su, freccia e via. Altra freccia e via. Ok ragazzi, noi siamo arrivati, come al solito soldi le raccomandazioni, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, mettete mi piace e ora vado al lavoro e ci vediamo questo pomeriggio appena finisco. Zac! Chissà cosa mangio oggi a pranzo, sono proprio curioso. Appena uscito dal lavoro e sta già piovendo giusto al pelo, non mi sono bagnato. Allora adesso dobbiamo andare a fare come vi dicevo il controllo. Neanche il controllo, e però andare a autofficina. Mi ricordo con la mia prima macchina, la Punto Evo, per andare da Verona a Riva del Garda, andata e ritorno di benzina, e stiamo parlando di 140 km, 200 km, e ho speso 46 euro. Quando a metano avrei speso 10. Quindi
quindi non il massimo. Vabbè, allora, Google Maps, oh signore, Google Maps, 18 minuti per arrivare in auto. Oggi a pranzo non siamo andati nel ristorante ma nel baretto e ho mangiato rigatoni alla matriciana, che io, cioè, quella matriciana lì la faccio 10 volte meglio, cioè non era per niente buona, era tutta passata, non era per niente piccante. E poi non c'è il secondo lì, mi sono preso delle verdurine, una frittata, delle patate, insomma oggi è abbastanza healthy, bisogna assolutamente. Stasera viene Nicole a casa direttamente dopo il lavoro e ci mangiamo probabilmente o un poké o un messicano. Allora, io sono arrivato, però c'è un cane qua. Permesso? Ok ragazzi, anche questo fatto. Devo venire qua il 18 di giugno, mi devo mettere l'appuntamento, però in teoria ha detto che me lo ricorda, e mi cambiano le bombole. Quindi prima di allora dovrò arrivare qua con le bombole completamente scariche, altrimenti poi uno butto via soldi e due mi ha detto che è un casino a scaricarle, ci vuole del tempo, così. E niente, io probabilmente le porterò qua la sera dopo il lavoro, mi metterò nel baule della macchina il monopalla, il one wheel per capirci, così la lascio qua, torno a casa col monopalla, il giorno dopo vado al lavoro in scooter, tornerò a casa in scooter, piglio il monopalla e vengo qua col monopalla e mi piglio sulla macchina. Sì, mi pare un ottimo piano. Allora, non ti si vede neanche. Allora, cos'è che hai preso te? Salsa teriyaki, crispy onions, surimi, tartare di salmone, mais, avocado, mango, goma, wakame, riso nero, riso sushi. Bene, io invece... Cos'è che aveva il chicken... Cos'è che aveva il cazzo di chicken qua? Allora, riso bianco, pollo, zenzero, edamame, è questo qua, sì, edamame? Quello lì è edamame, la goma wakame no. Ah, ok. Ah, oh, mandorle, mi pare molto semplice questo, di la verità. Sì, questo è molto semplice. Very semplice. E... Però io, a dire la verità, non sono esperto. Io ho preso una volta calzedonia. Cioè, tu non hai mai mangiato il poké? Una volta calzedonia l'ho mangiato e ho assaggiato quello dell'Erica 3 capodanni fa. Beh, rimediamo a questa barbaria. Allora, shrimp poké. Le wakame sono quelle, la verdine là sotto. Ok. Salmon poké. Se non è male. Poi ci sono queste verdurette qua. Ma fattilo anche tu, credo. Riso bianco, tartara, edamame, cavolo rosso, alghe nori. Questo sarà alghe nori? Ah no, no, questo sarà cavolo rosso. Giustamente. Alghe nori sono nascoste là sotto. Salsa e soia, salsa, avocado, spicy mayo. Beh, non è male questo qua. Grande lo voglio. Zac. Ben 9,50. Allora togliamo il chicken. Io ti direi che ci sono anche. Comunque sì ragazzi, io non ho mai usato Deliveroo in vita mia, quindi ho appena fatto anche l'account. Proprio in... Ma sai che non ho mai usato neanche... Just Eat, mai Glovo. Usato. Glovo. Una volta ad Amsterdam. Però l'ha usato l'area. Centro. Lo uso io che abito a caselle. che è buono. Ah. No, mai utilizzato. Infatti mi sento molto... Boom. Ah, io sono boomer, mi piace cucinare, madame. Ho le mie tradizioni. Il mio primo delivery, la cosa divertente che mi sono appena ricordato, questi qua erano i miei clienti, io gli facevo le foto al menù. È vero, che cazzo è? Allora, bastardi, questo penso sia il tuo. No, è il tuo, questo qua. Il mio. Vabbè, allora, questo è il mio. Questo è il mio, è chiaro. Il tuo.
questa è salsa di soia extra, se la vogliamo. Una sola, due almeno poteva metterne. Vabbè, ce l'ho io. Beh, ma io non la voglio, quindi tranquillo, usala pure tu. Bene, la uso io. Allora, cosa, l'esperienza prevede forchetta, cucchiaio o... Allora, in realtà dovevano metterci le bacchette, ma manco quelle ci hanno messo. Allora, neanche quelle. Vuoi bacchette o forchetta? No, io forchetta, grazie, sono team forchetta per poké. Allora, io visto che è la prima volta, devo essere sverginato, userò il cucchiaio. No! Okay. Grazie. Questa qua. Zac. Allora, madame... Io metto subito la... Un cincinco, volevi... però mostrarlo dalla telecamera, se no sai che facciamo. Volevi far vedere... Oh, signore, aspetta tutto. E... Cos'hai preso te? Salmone, su... sì, salmone, surimi, mais, avocado, mango e basta. Io non me lo ricordo già più. E anche wakame. Ah, wakame, giusto. Bene, bene, signori. Io vado. Andiamo all'assaggio. Non ce la farai mai. Dici? Mm-hmm. Dico come. Beh, salmone. Ma di solito va mescolato o... Allora sì, ma io preferisco mangiarlo composto. Allora, a parte che sembra che io abbia il terzo occhio qua, santo Dio, ma avevo tipo un brufoletto minuscolo che ho scoppiato 2 giorni fa e mi è rimasta sta roba. Quindi io vedo il futuro con questo. Fatto sta che il poké ci stava, tutto sommato non era così malaccio come mi aspettavo, anzi. Allora, sono più ovviamente per forza di cose, mi piace più il cibo italiano, pizza, pasta, mandolino. Ah, io non so perché, poi sapete cosa, è un po' anche l'esperienza che ti metti lì con le bacchettine, selezioni, ci metti un pochino, ti devi guadagnare il piatto. Sono le 10, quindi mezz'oretta per editare il video, e poi i denti, mi faccio la doccia, tutto con calma e poi vado a letto. Oggi mi sa che potrei farmi una passeggiata ora, di la verità. Cioè, mi faccio un'oretta di passeggiata, torno, mi faccio la doccetta. Niente ragazzi, non avevo per niente voglia di farmi una passeggiata, però non sempre si fanno le cose perché si ha voglia, ma bisogna imporsi di farle perché fanno bene. Di conseguenza ora mi faccio almeno mezz'oretta, 40 minuti a piedi, e io mi sono posto l'obiettivo di fare 8.000 passi al giorno e oggi ne ho fatti la bellezza di 3.398, quindi insomma mi devo obbligare ad uscire, perché sennò non si va da nessuna parte. Bisogna fare un pochino di attività, anche perché stanno in ufficio e già la vita da ingegnere non è che ti permette di fare chissà quale attività fisica generalmente, sia in ufficio tecnico, e quindi bisogna sforzarsi o comunque imporselo. Questo è uno dei momenti più belli dove fare le passeggiate, perché c'è pochissima gente per strada, come vedete, e torna qua. E quindi si può rimanere un pochino senza dover fare lo slalom, rimanere un pochino nei propri pensieri o al massimo ascoltare una musichetta, ed è estremamente rilassante. E poi si alza lo sguardo e si rimane un po' incantati da quello che c'è, che ci sta attorno. Questo ti dirò che è un altro dei motivi che mi hanno portato a scegliere di rimanere qua in Italia. E io non è che sia patriottico, alla fine, nel senso, vado dove sto meglio, non mi interessa il resto. E mi sono reso conto che a volte ho semplicemente bisogno di questo. Semplicemente bisogno di farmi passeggiate la sera e arrivare in piazza, farmi i miei giretti senza nessuno che mi corre dietro, senza dover prendere la macchina e non dover insomma rendere conto a nessuno. Poi mi rendo conto che magari sono anche privilegiato a fare questo, perché banalmente sono un ragazzo, quindi non penso a
tra virgolette malviventi o i malintenzionati o comunque chissà chi mi sta seguendo. Anzi, una cosa che mi ha sempre dato un po' fastidio è che magari io sto camminando da solo e di fronte a me c'è una ragazza, io mi metto dall'altra parte della strada perché penso che lei magari si senta a disagio, quando in verità io, cioè, ovviamente non voglio fare niente, però allo stesso tempo ci si sente quasi in colpa ad essere dietro alla persona che è un pochino più fragile di te. Non so, io, cioè, non sto facendo nulla di male, però mi rendo conto che chissà cosa sta pensando l'altra persona ora. Ah, ovviamente ragazzi, ricordatevi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se lo avete già fatto, la metà di voi non è iscritta, lo so perché ho le statistiche, e quindi a me farebbe molto piacere, anche perché ricordatevi che comunque io qua non ci guadagno niente, non sono monetizzato né nulla, quindi almeno se mi supportate un pochino mi fate venire la voglia di continuare. Non si vede. 6.333 passi, quindi me ne mancano 1.007 per finire il mio giretto, anche se lo continuerei, solo che mi fa un pochino male il piede. Non ho scelto le scarpe adatte. Bene ragazzi, sono appena tornato e ora mi metto sulle 11.20, mi faccio tisana, cioè tisana, camomilla, faccio, mamma mia che sudato, pensavo ci fosse più freddo fuori invece, e mi faccio la camomilla. Nel contempo inizio a editare qua i video di oggi e noi ci vediamo ovviamente domani. Fate i bravi!